Una serata ricca di emozioni nell'aula magna dell'Istituto Comprensivo Don Bosco d'Assisi di Torre del Greco, in occasione della presentazione del libro del poeta e scrittore Salvatore De Chiara, Aculane e Corallo. Come nasce quest'opera? Questo libricino non è altro che un quaderno sul quale io da piccolo annotavo tutte le mie storie vissute e che poi ho raccontato alle mie figliole, e quindi le mie avventure, disavventure, cose vere, cose un po' fantastiche. E poi ad un certo punto con l'amico Giovanni Damiano, lui le ha lette e dice: perché non le pubblichi? Purtroppo è stato un libro molto sofferto, perché nasce a fine 2019 e stampato a marzo 2020, quindi in pieno lockdown e pandemia, per cui con mia moglie Grazia, lei aveva il desiderio, dici: noi lo facciamo e poi non è che lo vendiamo, ma facciamo una raccolta per gli animali a quattro zampe. E quindi io stasera ho mantenuto fede al rispetto di quella della sua volontà. Come si fa a scrivere una poesia che emozioni? Domanda molto difficile, anche perché scrivere una poesia significa vivere dei momenti, quindi scrivi di getto, poi la lasci lì a riposare, poi la rivedi, poi fai passare un altro po' di tempo, la rivedi di nuovo, fin quando che poi non diventa poesia, che la poesia ti deve lasciare qualcosa, altrimenti non è poesia. Stasera è stato forte il ricordo di sua moglie? Sì, è intenso, anche per la presenza di tante persone, tanti amici che sono intervenuti anche da Napoli, la presenza dell'amico fraterno Massimo Abbate, che stasera è venuto qui, lui abita in Umbria, e la sua presenza è la dimostrazione di un affetto infinito e immenso e mi ha fatto veramente tanto tanto piacere. Una raccolta di poesie che racchiude momenti di vita vissuta all'insegna dei ricordi e dei sentimenti. Aculane e Corallo. Era bella mamma mia, l'anzo specchio indulettato. A domenica in mattina smetteva cipria in faccia, con russetto, un mondo musso. Sondonava che Corallo era aculane rialata da papà. Papà si imbumatava con rosana, si metteva brillantina profumata. Quando era pronto mi pigliava in braccio e io mi ingannava a guardarla. Perché la culana e curale era bella, mamma mia. Tutte signore facevano cantare. La domenica in mattina, a un puntaio uscellerata, e ci scippai. A culana si spezzai e perdette curallo. Su luna ci restai. La stipai, o tengo a ca. E voto me la stregnerina in mano, e inserrando l'occhio, sento proprio le cipre brillantine. E tornano a cumbare, insieme a culana, pure papà e mamma. Ospite d'eccezione, il direttore artistico del Festival di Napoli, Massimo Abbate. Siamo legati da un'antica amicizia, io e Salvatore. Salvatore era uno dei radioascoltatori di una radio che aprì mio padre tanti anni fa a Napoli, che si chiamava Radio Olimpia. E lui con la moglie spesso e volentieri ci chiamavano per fare richieste di canzoni ed erano come una grande famiglia. Questo evento difficile che ha colpito Salvatore
ovviamente non ha fatto in modo che io resistessi a rimanere in Umbria. Ho fatto 300 chilometri e sono venuto con molto piacere, proprio perché era importante la mia presenza e la mia vicinanza a questo grande uomo che è Salvatore De Chiara. Ho sentito proprio quest'anima, perché quando si scrive si deve sempre scrivere con anima e non a tavolino. Musica e versi hanno accompagnato gli interventi dei relatori in un'atmosfera fatta di suggestioni e intensità. L'angiolilla nera, prenda una scorza in uscia strinuta, con l'occhiettine lacrime e paura, la terra assai lontana, soppartuta, la sanno tutta. Va bene a cercare fatica e dignità, sotto chiarore una luna incantata, inizia all'onda senza fine, sombarcata con una lunga montagna, che speranza e tua ben e pace. Tra ballanne che manna rinta in mano, tutto un fuso e tra manna po' fredda, che speranza rinta all'occhio, andava visto lontana che la terra cercava, che l'aveva salvata. Co cor sui chine felicità, la mamma sa stringeva figlio in braccio, nonna se l'ha buttato in fondo, senza pietà. Sono qui stasera come amica del poeta scrittore Salvatore De Chiara, perché è un amico e abbiamo collaborato da tantissimi anni in tanti progetti e quindi è meritevole. Io sono onorata di stare qui stasera e di omaggiarlo per questo suo scritto, che è simpatico, particolare, e mi ha rapita nel leggere queste poesie che trattano di personaggi che sono stati sul nostro territorio e che sono stati molto incisivi con le loro attività. Ho letto le poesie di Salvatore De Chiara tratte dal libro A Collane Corallo. Per me è stato un grande onore, un privilegio, perché ho letto parole scritte da un autore torrese, Torre del Greco è la mia città, e per me sono molto importanti le radici, le origini, in quanto mi sposto molto per lavoro, mi divido tra Napoli e Roma, e quindi tornare un po' alle origini è sempre bello. Chi mai scriverà ancora parole che toccano il cuore, se non ci sono più anime che volano per me? Se tu non ci sei più, chi mai? Camminerò per una strada buia, navigherò per mari tempestosi, senza paura. Chi mai ballerà con me il valzer silenzioso del tempo? Fermi al quadrante, non scandiranno più tempo i giorni. Guarderò lontano, al trasporto del tuo effluvio d'amore. Mio piccolo fiore, ovunque sarò con te, sarai con me ovunque, ferma al quadrante che scandiva i giorni della felicità. Spazio anche alla solidarietà. Il ricavato delle donazioni volontarie della serata sarà infatti devoluto in beneficenza per i più deboli e per gli amici a quattro zampe.